Sabato, presso le logge della mercanzia, è stata inaugurata l'anteprima della 61esima edizione di Arte Arti, l'ormai tradizionale appuntamento con la mostra dell'artigianato, con opere di artisti e artigiani provenienti dalla Val di Chiana e dintorni. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Montepulciano Andrea Rossi e Simona Fabroni, vicepresidente dell'associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Val di Chiana Senese. All'evento di apertura erano presenti molti artisti e artigiani che hanno illustrato le loro opere e che rimarranno in esposizione per tutto il periodo natalizio, in concomitanza con i mercatini di Natale e le altre iniziative della città poliziana. La mostra è stata allestita con la direzione artistica di Roberto Giorgetti e grazie all'impegno dello staff della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Val di Chiana Senese. La mostra è un'anteprima della 61esima edizione vera e propria che si svolgerà durante le festività pasquali presso la fortezza di Montepulciano. Questa mostra, questo piccolo assaggio di mostra è veramente una cosa deliziosa, perché qui vediamo che l'artigiano non è più il semplice artigiano come era la concezione e l'idea di un tempo, ma riesce a ottenere, a fare delle piccole opere d'arte che trovo estremamente importanti e carine. L'ingresso è gratuito, in esposizione ci sono più di 26 artigiani del territorio della Val di Chiana Senese, tante bellissime opere in esposizione, un'anteprima per la prossima mostra dell'artigianato che sarà in fortezza dal 25 di marzo al 3 di aprile 2016. Oggi vengono usate tutte le tecniche possibili a livello tecnologico, computer ed altri mezzi, ma attraverso quello, attraverso la mentalità anche giovane per poter entrare sul mercato e attraverso la manualità che può essere portata, la parte più umana diciamo del prodotto, io credo che può essere anche uno sbocco per la società sotto il profilo economico.